Presidente, per l'ospitalità e chiaramente la nostra illustre relatrice, che è una donna, la dottoressa Giovanna Campolo, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, che è molto impegnata ed è riuscita a ritagliare due rette di tempo da dedicarci. La ringrazio moltissimo. Grazie ai genitori che sono qui, ai ragazzi, agli insegnanti, soprattutto all'accoglienza che ci fanno sempre, calorosa, affettuosa, e ringrazio le socie della mia sezione che sono presenti, Francesca, che ha voluto e coordinato questo incontro. È da tanto che noi volevamo parlare di questo tema, cioè della violenza giovanile, perché non si può sentire un telegiornale a quel tempo a questa parte, o leggere il giornale, che subito insomma si vince questa violenza che scaturisce da un disagio che i ragazzi hanno nel difficile rapporto con i genitori. Una volta non era così, non era così forse perché non c'era tutta questa informazione, non era, ma ora, cioè, con tutta questa informazione, questo disagio proprio è dimostrato, risalta con tutta la sua gravità. Ne ho parlato con Francesca, una nostra carissima socia, che è una donna di grande sensibilità, e subito si è attivata, si è messa in contatto con Giovanna e abbiamo deciso di fare questo incontro. Siamo molto contenti di essere qui a farlo con voi, perché già conosciamo, perché ormai la nostra collaborazione, amicizia, diciamo, pura da dicembre, da quando abbiamo fatto il concorso per Natale multietnico. Conosciamo la vivace intelligenza dei ragazzi, l'ospitalità del preside, l'accoglienza, l'intelligenza degli insegnanti che sono propensi a fare, ci invitano, ci incitano sempre a fare. Quindi un pochino veniamo tanto volentieri qua, perché è un pochino come se ci sentissimo a casa nostra, quindi veniamo sempre volentieri. E ora, dato che non c'è il preside, passo la parola a Francesca, che introdurrà l'incontro che ha con noi. Innanzitutto, buongiorno, ringrazio il mio presidente Giulia per questa opportunità di presentare un tema così importante e così attuale. Ringrazio la dottoressa di averci onorato con la sua presenza e la massima disponibilità. Ed è con grande piacere averci rappresentarla. Questo incontro innanzitutto nasce dalla necessità di contribuire a riflettere e a portare altri chiarimenti su un tema molto molto attuale. E il concetto di salute oggi implica non solo aspetti specificatamente legati al benessere fisico dell'individuo, ma necessita una significativa attenzione per quanto riguarda gli strumenti di prevenzione della salute globale della persona, da intendersi come qualità di vita, una qualità psichica della vita dell'individuo. La salvaguardia del benessere dovrebbe contribuire a migliorare il miglioramento delle possibilità di espressione del progetto di vita di ciascuno. Ciò naturalmente presuppone che la persona venga accompagnata durante la crescita psichica, secondo delle modalità che consentono il pieno sviluppo della sua attività interiore e della sua vita emozionale. E i disturbi relativi alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza sono purtroppo molto, molto più frequenti in molti spazi. Non sempre la sofferenza psichica assume nei bambini e negli adolescenti un carattere chiaro e ben definito. In molti casi viene addirittura sottostimata, viene confusa con un generale stato di disagio. In altri non viene neppure riconosciuta, ed è proprio in questa prospettiva l'importanza che assume la neuropsichiatra infantile, che ha assunto nel corso degli anni un ruolo fondamentale, avendo il merito di aver creato dei modelli di comprensione e di interpretazione psicopatologica dell'ambito giovanile, che fino a qualche decennio fa erano stati relegati
a studi, diciamo, più che altro settoriali e poco diffusi. E di questo proprio universo conoscitivo la dottoressa Campolo ha costituito un punto di riferimento considerevole nel nostro territorio. La dottoressa è dotata di una forte personalità, eclettica e versatile, rappresenta il tempo emblematico di un impegno professionale ma soprattutto umano, in quello che si può definire non un mestiere, perché la dottoressa non opera con distacco, ma con coinvolgimento anche emotivo. Dedica la sua professione un impegno costante, fatto di studi, di analisi, di osservazioni, di ricercazione. Giovanissima si laurea in medicina e chirurgia e si specializza in neuropsichiatria infantile, a cui fanno seguito la frequenza di un corso di formazione in psicologia clinica e un training quadriennale di perfezionamento in psicoterapia cognitiva ed altre numerose esperienze formative su più svariati temi del settore. E la sua lunga ed impegnata carriera la vede protagonista di numerose esperienze lavorative che hanno efficacemente contribuito ad un'azione capillare di risonanza e di applicazione della disciplina in diversi contesti territoriali. Inizia la pratica clinica nel 1979 presso l'ASL 11 Reggio Calabria nel centro di igiene mentale come assistente psichiatrica e tra il 1985 e il 1988 presso l'ASL di Merito Pontosalvo è impegnata nell'attività di libero professionale come libera professionista di, come specialista ambulatoriale di neuropsichiatria infantile, periodo in cui peraltro consegue il titolo di consigliere di parità presso l'azienda Bianchi Pellegrino Morelli di Reggio Calabria. Il suo operato prosegue un importante e ambizioso progetto di integrazione di alunni con bisogni educativi speciali. Infatti è stata impegnata nelle scuole proprio in questa direzione e in veste di coordinatrice delle unità multidisciplinari all'ASL 11 a sostegno di numerose istituzioni scolastiche. Inoltre è stata nel periodo del percorso 1998-2010 responsabile per l'ASL, per il distretto di Villa San Giovanni, nel Dipartimento Materno Infantile, che la vede impegnata nell'attività clinica per la programmazione degli obiettivi territoriali di assistenza a pazienti da 0 a 18 anni con patologie neuropsichiatriche. Un'esperienza questa che è stata mirabilmente rappresentativa del suo impegno e del suo carisma, tanto da essere insignita addirittura nella città di Villa San Giovanni come cittadina onoraria dallo stesso sindaco per il contributo lodevole dato naturalmente al territorio di Villa San Giovanni. Di fondamentale importanza è anche la sua esperienza nel campo della docenza, attraverso cui ha trasmesso con grande dedizione e passione il suo lavoro e i contenuti in questo campo conoscitivo. Subito dopo la specializzazione è già insegnante docente di psicologia presso la Scuola e il Servizio Sociale di Bologna. È insegnante di neuropsichiatria infantile al corso per avvicinatrici d'infanzia. Negli anni 2002-2003 arriva la docenza universitaria di neuropsichiatria infantile presso l'Università, Facoltà di Medicina di Catanzaro, all'Università Maria Teresa di Catanzaro, per i corsi di laurea in tecnico della neuropsicomotricità, dell'età evolutiva e scienze deterministiche, che proseguirà fino al 2008. Da allora è
ancora oggi i soggetti in psichiatria presso un'importante associazione, l'associazione di e alla scuola di specializzazione a Roma riconosciuta da quindi intensa e anche intensa è anche l'attività in campo associazionistico e socio fondatore, come ho detto poc'anzi, dell'associazione Cocoiesis, associazione per la promozione della psicologia, di cui ha diretto la presidenza ed oggi la vicepresidenza. Ha collaborato dal 1998 a un progetto molto importante, il progetto Autismo, promosso dall'Lions, contribuendo alla sperimentazione dell'applicazione del metodo TH ai bambini portatori di sindrome autistiche. E dal 2002 al 2008 è coordinatrice di neuropsichiatria infantile volontaria presso l'Associazione contro la leucemia AIL, attivamente infatti impegnata per questo nella biblioteca, progetto finanziato dal Comune di Reggio Calabria e attivo presso il reparto di ematologia e pediatrica dell'ospedale di Reggio Calabria. Dall'aprile 2003 è referente regionale dell'AIFA, l'associazione dei familiari e soggetti con disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. Dal 2004 al 2006 è membro della sezione di epidemiologia ed organizzazione della Società Italiana per la Psichiatria Infantile e Adolescenziale. Inoltre socio del Soroptimist Club di Reggio Calabria, per il quale dal 1996 ha attivamente partecipato a numerosi club service nell'area salute, come diffusione e prevenzione di microcitemie, informazione di abuso su minori e violenze intrafamiliari, nel quale in atto ha il compito di coordinatrice dell'area salute e di cui è stata presidente dal 1 ottobre 2011 al settembre del 2013. È socia anche di numerose associazioni, citiamo qualcuna, AIS, AICA, Promedio, e dal 2012 è vicepresidente AIDO. Inoltre, dal 1999, rappresenta l'ASL nella commissione di vigilanza prevista dalla legge 285, di cui Villa San Giovanni è il comune capofila, e dal 1999 al 2002 consigliere dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, in qualità di membro della commissione nazionale che riguarda la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Per quanto riguarda i problemi che concernono la psicologia e la psicoterapia e del consigliere delle varie opportunità del comitato del MAS. L'impegno naturalmente della dottoressa Campolo per una pratica clinica e consapevole è frutto di una sistematicità contenutistica che naturalmente la ritroviamo anche in numerose pubblicazioni della dottoressa che sottolineano il suo impegno costante per la ricerca e che naturalmente grazie a lei ha dato luogo all'apertura di nuovi e sempre più ampi orizzonti conoscitivi nell'ambito della neuropsichiatria infantile e non solo. Non sto qui a citare perché sono numerose, ecco, e quindi passo il testimone. Sono stata molto breve perché la dottoressa ha veramente un curriculum di tutto rispetto. Mi raccomando il silenzio, se no quello che ha da dire che è importante la dottoressa, non vi resta niente. E allora state in classe a studiare, se siete qua è per ascoltare, perché ci sono cose, una tematica molto interessante che vi riguarda, e se non ascoltate un minimo, perché la dottoressa è bravissima e parlerà in maniera chiara sicuramente, se non ascoltate non vi resterà nulla, quindi la nostra fatica di venire qui oggi da voi non si
serve a niente, mi raccomando, se parlate ce ne andiamo. Non si sente dietro. Anche perché il tema sarà poi oggetto di discussione in classe. Anche perché voi dovreste parlare, interagire, fare domande. Di definizioni, no? Ritenendo dal mio punto di vista le cose più importanti perché voi comprendiate qualcosa in più di quello che siete oggi. L'argomento, se ci fosse stato qui Marziale, ci avrebbe bacchettata, perché lui dice, e non ha torto, che la parola violenza e la parola adolescenza non dovrebbero stare insieme, perché insieme costituiscono uno stigma, no? Non è vero che gli adolescenti sono tutti violenti, quindi mettere insieme per cercare di darvi degli input importanti per delle riflessioni. Noi non vogliamo oggi insegnarvi nulla, né dirvi cosa dovete fare, no? Ma pensiamo una cosa, perché è una cosa che io penso da sempre, che conoscere, oltre che conoscere se stessi, capirsi o capire ciò che avviene intorno a noi, è una delle difese principali contro le cose cattive che possono succedere nella vita di ognuno di noi persone, di noi ragazzi, di noi famiglie. Quindi cercare di comprendere un po' alcune definizioni, no? Di che cosa parliamo. Può essere che per esempio io abbia scritto o detto o vi dirò delle cose che non corrispondono al vostro modo di essere, al vostro modo di pensare. Intanto una cosa non ve la dovete dimenticare, anch'io sono stata come voi, e la vostra è un'età, si dice, lo dicono tutti, un'età difficile. Secondo voi perché tutti gli adulti ritengono che sia un'età difficile? Perché ci sono passati, ma se lo sono dimenticato. Si sono ricordati solo che è una parola difficile. Poi perché è un'età difficile? Non abbiamo bisogno. Benissimo, che bella definizione. Allora, è difficile perché noi siamo troppo piccoli per fare le cose che dovremmo fare e troppo grandi per farle delle altre, ok? Allora, io mi siedo 2 minuti, ma se vedo che non riuscite a seguire mi rialzo, ok? Per cercare di darvi... Allora, se qualcuno mi fa, io mi metto qua anche se è una verità, non mi piace darmi le spalle. E te lo diciamo che basta. Come dicevamo prima, l'adolescenza è un territorio certo, vincolato al passato, al bambino che è stato fino a un po', silenzio per favore, adesso ascoltate un attimo, vincolato al passato, cioè al bambino, voi siete bambini ancora o no? Chi risponde? Siete ancora bambini? Sì o no? Al bambino che è stato fino a poco tempo fa, questo lo cedete, no? Siete bambini, però siete stati bambini fino a poco tempo fa. E teso al futuro, verso quell'adulto che però ancora non siete, ancora non riuscite a pensare a quello che sarete come adulto. La tradizione psicologica, sia quella psicodinamica, adesso ho scoperto per esempio che i liceali in filosofia studiano anche Freud, cioè tra i filosofi della filosofia del liceo, quindi Freud era uno psicologo che ha dato delle spiegazioni dinamiche, ma anche i cognitivisti si muovono malamente in questo spazio caratterizzato da che cosa? Quello che voi provate, tensioni, incertezze, disorientamento,
correggetemi se sbaglio, disorientamento emozionale e anche comportamentale ed ideativo. E gli adulti come si comportano davanti a voi che avete queste incertezze? Negandole, no? E soprattutto cercando di normalizzarle. E gli adulti intorno a voi oggi tentano di comprimere tutte queste vostre incertezze, dimenticandosi proprio anche di quello che loro hanno passato e del periodo che loro dovrebbero conoscere molto bene. Noi sappiamo, voi lo sapete un pochino meno perché non lo riconoscete, che questa instabilità, che cosa vuol dire instabilità? L'instabilità è quello che state facendo adesso. Avete la voglia di muovervi? No? Pronto? Non si preoccupi. Adesso no, guardi, ascolti. Allora, il mio compito oggi è parlare a loro. Se riuscirò a farmi ascoltare, sarò stata una brava oratrice. Se non riuscirò, sono sicura che non riuscirò per tutto il tempo, per tutte le condizioni, vuol dire che andrò a fare un altro mestiere. Va bene? Allora, la giornata è la loro. Se abbiamo deciso di... quando parliamo tra tutti, ci parliamo tra tutti. Adesso stiamo parlando nella speranza di raggiungere. Un obiettivo. L'unica cosa che mi sento di dirvi, che siccome siete tutti stretti, molto vicini, non è facilissimo, però cercate di non impedire a chi vuole ascoltare di ascoltare, solo questo. Ok o no? Allora, questa instabilità, che è proprio tipica del periodo dell'adolescenza, che spinge il cambiamento, porta, come dire, tutti gli esseri umani, in qualunque posto del mondo, in qualunque epoca, in qualunque regione, a cercare di rimuovere gli ostacoli che bloccano il loro modo, le loro istintualità dirompenti. E c'è poco la tendenza che hanno invece gli adulti a pianificare, organizzare, trovare, come dire, nuove strategie di azione. Questa forza in cui è immesso l'adolescente, no, purtroppo molte volte l'adolescente stesso non riesce ad utilizzarla per fare una strada. Cioè, voi avete idea, per esempio, quando si deve fare una nuova ferrovia, no? Quando si deve fare una strada, una ferrovia, una autostrada, ci vuole molta forza. Se la forza viene usata andando un po' a destra, un po' a sinistra, un po' qua, un po' là, una povera autostrada o un treno o un binario non viene fuori, come dire, nella maniera giusta, e poi la macchina e il treno non riesce a camminare. Bene, l'adolescente in questa immagine un po' così metaforica è una persona che vuole solo rompere le righe, no? Ha una forte energia per rompere le righe, ma ancora non ha acquisito, diciamo, la strategia giusta per arrivare. Vi è chiaro questo discorso? Spesso alla vostra età, tra la pubertà e l'adolescenza, si è pieni di una forza, ma non si ha ancora tutta la capacità di rompere in maniera produttiva, in maniera esecutiva. E questo perché? Perché la forza viene dalla mente, l'azione viene fatta dal corpo, e il corpo, tranne alcuni che sono per... un attimo, scusate, non siamo tutti così, alla stessa età alcuni sono così pieni di muscoli, altri un po' più piccolini, ma no? va bene. Allora, se a quell'età la forza del corpo e la forza della mente non sono armoniche, può succedere che io penso di sì. La mente ce l'hai, il problema è saperla guidare in una strategia. È chiaro, e questo si acquisisce nel tempo, con la maturità, non è una cosa che si apprende in maniera generica. Allora, secondo voi siete nella pubertà o siete nell'adolescenza?
Allora, la pubertà è un momento che precede, giustamente come hanno detto alcuni, l'adolescenza, che è più sociale, mentre la pubertà è il momento della trasformazione. Nessuno di noi ha potuto guidare questo processo. Tutti, in tutte le epoche della vita, siamo stati spettatori, come dire, nervi. No, il nostro corpo si è allungato, si è arrotondato, sono cresciute le parti sessuali, non potevamo fare, non possiamo fare assolutamente nulla se non a partecipare in maniera passiva a queste trasformazioni. Tant'è vero che ognuno di noi nel momento in cui si trasforma vorrebbe essere totalmente diverso. Può capitare per esempio che una persona che vorrebbe essere più basso si allunga in maniera... tu sei ancora nella media, no? Ma mettiamo il caso per esempio come capita da noi ragazzi, no? Ecco, per esempio, no? Tutti ti invidiano. Esatto, perché tu puoi fare storia. Tu l'hai voluta questa cosa? No, tutt'altro, no? Non tanto, questo è benissimo. Sì, a un certo punto io un motivo mi ha detto l'altro giorno, ma devi comprare un altro pigiama perché io ho freddo e benissimo, non che sul pigiama che avevo e mi sono accorta che tutti i piedi rimanevano fuori, no? Allora, la pubertà è questo, è quel momento. Allora, io chiedo scusa perché dovevo intervenire, però gli hanno trattenuto la una telefonata che si è venuta più di tanto, quindi sono dovuto staccare perché se no sarebbe durato ancora un giorno. Va bene, l'argomento qua, la violenza, quindi la violenza genitori, di figli, dal popolo di genitoriale, è un argomento che sono abbastanza scottante, di profonda attualità. C'è stato sempre l'esempio, ma purtroppo adesso è ancora più importante. Ora ci saranno delle relazioni da parte delle persone esperte, pedagogiste, psicologi. Vabbè, io parlo come dirigente scolastico e il rapporto è sempre con la scuola, faccio le parte come scuola. Ora nella scuola non possiamo dire che c'è violenza adolescenziale, soprattutto nell'età qua adolescenziale dei ragazzi che fanno 14 anni, 20, 14 anni. Ci sono, diciamo, una violenza verbale più che fisica, però la violenza verbale fa più male della violenza fisica, soprattutto quando si esagera. E noi qua stiamo vedendo che ci sono casi di bullismo, va bene, diciamo che di modo che stanno soprattutto in bullismo, e stiamo intervenendo per correggere questa situazione. Ora io voglio rifugiare un pochettino nella letteratura italiana e cito un pochettino così il Verga. Il Verga ha scritto una novella e forse stanno studiando gli alunni dal titolo Rosso Mampelo, dal colore dei capelli veniva soprannominato questo ragazzino, lavorava in una cava di sabbia e c'è un altro compagno di 11 anni e 12 anni. Allora la novella è emblematica soprattutto perché viene messo in evidenza lo sfruttamento del lavoro per lui, a 11 anni ragazzi che lavorano nelle cave per gli sabbia. Ora Rosso Mampelo picchiava il suo compagno, lo picchiava. Dice, e il compagno dice, ma perché vi picchi? Noi siamo amici e tu vi picchi, quindi gli sembrava strano questo rapporto un pochettino.
Professore Ferrari, ti dico perché ti voglio bene. Se tu non ti sai difendere, da me che ti voglio bene, voglio vedere domani quando ti dovrai scontrare con persone che ti vogliono male. Quindi è tutta una psicologia, diciamo, particolare di queste due ragazzine su, sulla quale verranno poi le persone più contente. Poi voglio citare, sempre del Verga, un altro, i due romanzi, Mastro Don Gesualdo e I Malavoglia. I Malavoglia, noi quando facciamo gli esami di Stato domandiamo i Malavoglia e domandiamo ma che tipo di famiglia c'era qua nei Malavoglia. È una famiglia patriarcale, famiglia che purtroppo incomincia a perdersi nella nostra società, e questo è pure importante, dove il dito grosso faceva dito grosso, cioè il nonno Padron Ntoni era il dito grosso della famiglia. Purtroppo oggi queste famiglie incominciano a non esserci più, sono scomparsi, sono le famiglie nucleari, problemi economici, conflittuali di ogni natura, non c'è più la famiglia patriarcale, e questo forse è un male della nostra società, perché poi non ci sono dei punti di riferimento e via dicendo. C'è l'altro romanzo poi del Verga che è anche quindi significativo, Mastro Don Gesualdo. Mastro Don Gesualdo, mastro, noi sappiamo che cos'è il mastro, era l'antico curatore, si chiamava Mastro Don Gesualdo. Quelli che sapevano lavorare, oggi i mastri non è che sanno lavorare, si chiamano curatori, ma non è che sanno lavorare come i mastri di una volta, quelli facevano le case e li sapevano come fare. Mastro Don Gesualdo diventa ricco lavorando e sposa una nobile decaduta, Bianca Trao, hanno una figlia di nome quindi Isabella. Però la nobile si sente sempre nobile, non è che ama Mastro Don Gesualdo, è un matrimonio di interesse come succede anche oggi, anzi spesso succede anche oggi. Poi quando ci sono i matrimoni di interesse poi sappiamo come vanno a finire. Ma Mastro Don Gesualdo, se c'è qualcuno che vuole andare in classe lo mandiamo, vedete. Mastro Don Gesualdo è un vinto perché c'è uno scontro generazionale quindi con la figlia Isabella. Perché Mastro Gesualdo cerca di trasmettere i suoi valori, che sono l'amore per la roba, quindi per la terra e via dicendo. Però la figlia appartiene a un'altra realtà, è più avanti, è preso dal bel mondo della vita siciliana e quindi non recepisce il messaggio che trasmette Mastro Gesualdo. Mastro Gesualdo è un vinto proprio per questo. È quello che succede anche oggi nello scontro generazionale. Noi genitori cerchiamo di inculcare certi principi, però i figli appartengono a un'altra realtà. Poi c'è un altro romanzo, andiamo avanti, con Pirandello, e ci sono anche tanti romanzi, però c'è uno, il Fu Mattia Pascal, Adriano Meis, Fu Mattia Pascal. Vive con la suocera e con la moglie. Quando c'è la suocera in famiglia ci sono sempre situazioni che poi degenerano e via dicendo. È meglio che non c'è nessuna suocera, perché sappiamo vanno le cose. E guarda caso, la suocera e la moglie picchiano spesso e volentieri questo Andrea Meis e fu Mattia Pascal, se non che Mattia Pascal se ne scappa, cose che succedono pure, quindi nelle famiglie non mettete mai le suocere, lasciate quindi perdere, fate la vostra famiglia. Ora, l'altro giorno parlando qua con un pedagogista, alla fine ha detto la famiglia migliore è quando non ci sono i genitori, quando i figli sono orfani, un eccesso nel modo più assoluto, che siano peggiori, che siano migliori, i genitori ci debbono essere sempre, non sono d'accordo nel modo più assoluto con quello che ha detto, che ha riferito il pedagogista. Poi io voglio dire, abbiamo fatto altri incontri anche col Vescovo Morosini all'inizio dell'anno e il Vescovo Morosini ha rimproverato un pochettino i genitori, ha detto i genitori, alcuni dicono io sono nel rapporto con il figlio, mi sento fratello, la mamma si sente sorella, dice no assolutamente, voi siete padre e mamma e dovete essere padre e mamma, rispettare questo ruolo, non essere fratello e sorella, troppo confidenziale, non fa male, fate il ruolo quindi di genitore. Questo, ora io invece voglio dire questo qua. I genitori purtroppo, alcuni genitori nelle famiglie sono quindi assenti, sappiamo che ci sono problemi sentimentali, problemi conflittuali, problemi economici, tutti i problemi di questo mondo ci sono nelle famiglie. La famiglia non ha più il valore di una volta e via dicendo, però i genitori sono tenuti a trovare del tempo per dedicarlo ai propri figli.
è inutile che ci nascondiamo. Dobbiamo avere ogni giorno, tutti i giorni, tutte le sere, mezz'ora, un'ora per ascoltare con la maiuscola questi ragazzi, per dire cosa pensano, come vanno, con chi vanno, con le piogge. Perché questo è il periodo delle amicizie, no? Piuttosto che della violenza, io in opposizione delle le amicizie. Però le amicizie bisogna saperle, anche le compagnie sono pure pericolose. E il genitore allora deve accompagnare il proprio figlio proprio in queste amicizie, nella scelta delle amicizie, deve seguire, deve fare, perché questa è anche la parte che deve svolgere il genitore. Io nella mia esperienza, quando ero professore, un genitore nell'incontro scuola-famiglia è venuto a domandarmi di suo figlio. Dice: mio figlio come va? Vabbè, io dico: sa questo, sa quest'altro. Il ragazzo faceva la terza media allora. Questo genitore mi dice: ma professore, cosa mi sta a raccontare? A me non interessa quello che sa mio figlio e quello che non sa. Sì, che storia vuole, non capisci, non avevo capito che cosa vuole. Dice: io voglio sapere, dici, che tipo di persona sta venendo. Ah, mi deve parlare di mio figlio come persona, come ragazzo, che persona sta uscendo, sta venendo con fuori. Io ci siamo, ma scusate, voi siete il genitore. Dice: io mio figlio non lo conosco, perché vado a lavorare, mi alzo la mattina alle 6, torno alle 8 di sera, non ho parlato mai, mi vedo questo figlio che ha 14 anni, però non lo conosco. Ora, quello ha centrato quindi il problema. Purtroppo questo è un fatto molto grave, perché il genitore deve trovare sempre i tempi per potersi delegare al figlio, va bene? Non è una sua giustificazione, e tantomeno può delegare alla scuola, perché la scuola fa la propria parte, ma non può fare la parte dei genitori. Insieme noi dobbiamo lavorare, genitori quindi, e scuola, ma non in modo unilaterale. Noi facciamo quello che possiamo fare, ma quando lavoriamo insieme, ci confrontiamo, ci ascoltiamo, allora i problemi li risolviamo in un certo modo. Va bene, adesso ascolto pure voi per vedere. Thank you.